più bentornati. Come accennato nel primo video di presentazione, oggi andremo a mettere alla prova un prodotto beauty, in particolar modo una palette occhi. Tanto chiacchierata, ovvero la Naughty Palette di Huda Beauty, che mi sono autoregalata a Natale, però non avevo ancora mai utilizzato perché aspettavo appunto di provarla real time insieme a voi. Mostro da vicino la palette così da ammirarla in tutta la sua bellezza e dopodiché mi vedete già con la base realizzata, perché andremo a realizzare un make up occhi insieme. Cercheremo di creare un look con questa palette. Guardate quanto è bella, per trarne poi delle considerazioni finali, se vale o no la pena acquistarla, come rendono gli ombretti e così via. È per questo motivo che anche oggi andrò a proporre un'inquadratura ravvicinata, così da poter vedere come rendono gli ombretti. Iniziamo subito. Primo step immancabile nel mio caso: applicherò una base per ombretti. Dimenticate mai la base per ombretti, è un passaggio molto rapido ma che vi permetterà di far risaltare maggiormente l'ombretto che andrete ad applicare sulla palpebra e a prolungarne la durata durante il corso della giornata. Utilizzando le basi per ombretto, il mio make up look per quanto riguarda gli occhi rimane sempre intatto fino a sera, senza scomporsi mai, e cosa molto importante, non andrà nelle pieghe dell'occhio. Posso già trovare una pecca in questa palette è il fatto di non avere nessun colore per l'arcata sopraccigliare matte che sia chiaro. Ne abbiamo uno che è Hypnotic, però è un pochino scuro, quindi non va poi propriamente ad illuminare l'arcata. Per questo mi sono orientata su Tantric, quindi in questo caso hanno un po' peccato, perché avrebbero potuto mettere uno shimmer più chiaro sempre per l'arcata sopraccigliare e anche un nude un pochino più chiaro rispetto a Hypnotic. A questo punto passiamo alle transizioni. Inizio dal più chiaro e parto proprio da Hypnotic, un beige tutto neutro. La palette consacra in maniera particolare i toni rosati, sia per quanto riguarda i matte che per quanto riguarda gli shimmer, quindi è molto adatta a chi ha la carnagione olivastra, alle more, anche alle bionde, agli occhi chiari, perché li farà risaltare molto. Dopo aver fatto la prima transizione, io adesso andrei di Raw, un marroncino ancora più scuro rispetto al precedente, e andiamo a definire maggiormente l'ombra naturale del nostro occhio per enfatizzarlo e dare tridimensionalità. Come first impression posso dire che gli opachi sono molto scriventi, potete vederlo anche voi, e abbastanza facilmente sfumabili. In questo le palette di Huda sono migliorate col tempo, perché le primissime non erano note per la facilità di sfumabilità per quanto riguarda gli opachi, quindi è stato fatto un passo in avanti da questo punto di vista. A questo punto, con un pennellino angolato, andiamo a definire maggiormente l'angolo esterno del nostro occhio, e nel farlo utilizzerò proprio Naughty, questo marroncino che consacra, che regala il nome all'intera palette. Con un pennello da sfumatura abbastanza ampio andiamo a sfumare il tutto per far amalgamare i colori tra loro. Adesso non posso esimermi dal provare uno shimmer, e mi incuriosisce tantissimo Shameless, che fa parte sempre dei colori marmorizzati, con all'interno del marroncino molto delicato, quindi è un rosa marroncino. Guardate che riflesso bellissimo, stendiamolo sulla palpebra. Quanto a resa e scrivenza, gli shimmer sono indiscutibili in tutte le palette di Huda Beauty. L'ho riscontrato anche nella Medium Rich Palette, sempre appunto di Huda. A questo punto, per regalare maggior profondità allo sguardo, vorrei ricreare una sorta di linea di eyeliner
corpo comunque di sfumatura molto ravvicinata alla linea delle nostre ciglia attraverso l'utilizzo di un pennellino molto sottile di precisione. E nel farlo utilizzerò Untamed, che secondo me si sposa benissimo con il colore che abbiamo scelto per la palpebra mobile. Mi tengo molto vicina alle ciglia. Crea un maggior spessore nella parte finale dell'occhio. Sfumo il tutto sempre con il pennellino angolato che abbiamo utilizzato prima. Prendo poi un pennellino piatto più piccolo, prelevo Flower Power, che è un dorato molto ma molto bronzato se vogliamo, e vado ad illuminare l'angolo interno dell'occhio. A questo punto non ci resta che creare un po' di tridimensionalità anche nella rima inferiore dell'occhio. Rilevo Arouse, questo marroncino pescato davvero molto elegante, e lo sfumo sulla rima inferiore. Ed intensifichiamo il tutto con Spicy. Quando decidete di colorare anche la rima inferiore dell'occhio, non dimenticatevi di collegare il tutto con la sfumatura esterna dell'angolo esterno dell'occhio. Poi sta a voi decidere se creare una linea molto ma molto sottile, giusto per sporcare con un po' di polvere le ciglia inferiori, oppure crearla un pochino più spessa. Credo che le ciglia finte a questo punto siano di dovere, quindi ci rivediamo tra pochissimo. Qua ho applicato anche le ciglia finte, questo è il look occhi terminato, ora ve lo mostro da vicino. Passiamo ora alle considerazioni finali per valutare questa palette. Allora, partiamo dal packaging. Il packaging è molto ma molto bello, molto resistente seppur realizzato in plastica, quindi un packaging di qualità. La palette al suo interno presenta lo specchio, che non vi mostro adesso per questioni di riflesso con le ring light. Per quanto riguarda la gamma di colori che è stata scelta, è molto ma molto bella. Come vi dicevo all'inizio del video, è basata essenzialmente su toni rosati, nude rosati e appunto più che vanno nel fucsia. Se pensiamo a questa cialdina, abbiamo anche i marroncini pescati e per l'appunto l'oro, quindi abbiamo una varietà nella scelta dei colori, quindi si possono realizzare diverse tipologie di look, però essenzialmente basati comunque sui borgogna, qualche punta di fucsia, bronzo, dorato, pescato, marroncino, nude, quindi per toni molto ma molto portabili, che poi possono essere anche intensificati con cialdine un po' più scure se utilizziamo appunto Naughty, Untamed oppure Spicy. Le texture sono molto ma molto belle e anche innovative se pensiamo appunto a cialde come questa, come quelle marmorizzate, quindi una palette diversa dal solito. Per chi è makeup lover, quindi ha già molto ma molto makeup, la scelta di un nuovo elemento da inserire all'interno della propria collezione deve essere anche qualcosa di particolare. Quindi questa io l'ho voluta acquistare pur avendo molte palette proprio per la particolarità dei colori e delle texture presenti al suo interno. Una nota negativa che voglio trovare è la mancata presenza di colori shimmer e matte più chiari, e un'altra nota negativa è il prezzo. Infatti questa palette a prezzo pieno arriva attorno ai 70 euro, prezzo sicuramente giustificato dal fatto che è una produzione totalmente made in Italy, che naturalmente rispetterà sicuramente determinati standard e per questo siamo riconoscenti, però il prezzo è abbastanza elevato. Io poi
non l'ho acquistata a prezzo pieno, ma ho aspettato un pochino dal momento in cui è stata lanciata, che se non erro è intorno al mese di ottobre-novembre, ho aspettato un pochino sotto Natale, quando appunto Sephora ha lanciato il 20%, e rientrando nello sconto del 20% l'ho presa sui 50 euro, quindi un prezzo comune a tante altre palette di fascia alta e quindi più accettabile naturalmente. Però per tutto il resto mi sento assolutamente di promuovere questa palette, perché è davvero davvero eccezionale e si riescono a creare appunto dei look oleografici molto ma molto belli. Quindi promossa, ve la consiglio se non l'avevate, e se amate appunto queste tonalità, le tonalità presenti al suo interno, ve la consiglio assolutamente. Magari aspettate il 20% da Sephora se la rimettono, perché poi spesso i prodotti Huda non fanno parte appunto delle scontistiche, quindi bisogna essere anche un pochino fortunati da questo punto di vista. Io spero che il look che ho creato utilizzando questa palette vi sia piaciuto. Lasciatemi un pollicino in su se vi è piaciuto il video e fatemi sapere nei commenti se voleste vedere altri look realizzati sempre con la Naughty Palette di Huda Beauty, magari proposti con un'altra tipologia di video. Ho già in mente qualcosa, ma aspetto voi nei commenti. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.